Eder, Mac, Pallister. Avete sentito le conversazioni fra Valeria e Manuela? Valeria chiama Manuela dicendo: devi venire a casa mia perché Pierina sta dicendo che tu hai una storia con una persona ricca che ha un figlio. Ma noi in realtà sappiamo che Valeria, origliando le conversazioni, scopre che Manuela le fa le corna con Luis, col marito. E allora ci dobbiamo chiedere come mai mente a Manuela per attirarla a casa sua. Quella di Valeria è chiaramente una trappola. Vuole che Manuela vada a casa sua, sentano insieme la conversazione e si ufficializzi in presenza quindi delle due che l'amante di Manuela è proprio il marito di Valeria. Quali erano le intenzioni di Valeria in questo caso? E la stessa Manuela, sapendo che la love story l'aveva con Luis, cosa avrà pensato quando ha capito che Valeria stava ascoltando le conversazioni di Pierina e che si parlava di un amante? La congregazione si chiude attorno alla vicenda, fornendo spiegazioni contraddittorie sulle dinamiche del tribunale che giudicava il fedele caduto in disgrazia. Ma perché? In realtà, il giorno in cui il cadavere di Pierina è stato trovato, con 29 coltellate, i giudici avrebbero dovuto discutere del destino della nuora Manuela, sottoposta a un processo che le ha causato un forte stato di angoscia, come confermato dalle indagini della squadra mobile della questura. Ma chi sono i denuncianti e i testimoni dell'infedeltà coniugale? Pierina ha svolto un ruolo nella convocazione dei saggi o nella rimozione del figlio Giuliano dal ministero? Domande importanti che potrebbero influire sull'inchiesta. Nel frattempo, è emerso che a Rimini c'è un vero tribunale che sta processando Davide Barzan per truffa aggravata nella compravendita di un immobile a Riccione. Il processo è iniziato il 9 gennaio e giovedì 13 novembre inizierà l'audizione dei testimoni. Barzan è difeso dagli avvocati Marlon e Ubaldo Lapera del Foro di Cosenza, mentre le parti civili sono rappresentate dall'avvocato Francesco Vasini. Secondo l'accusa, Barzan si sarebbe presentato come avvocato e avrebbe vantato le sue capacità di mediatore per truffare delle persone, accompagnandole in banca per definire le condizioni di un mutuo e mostrando loro un falso contratto preliminare di compravendita. In questo modo, avrebbe ottenuto un profitto ingiusto di 30.650 euro, consegnati a titolo di caparra, per l'acquisto dell'appartamento. L'accusa è aggravata dal fatto che Barzan ha causato un danno patrimoniale alle vittime e ha abusato delle sue relazioni professionali. Ma chi è Davide Barzan? È il consulente che ha assistito la nuora di Pierina, Manuela Bianchi, dal momento in cui i giornalisti di Rimini hanno rivelato l'esistenza della registrazione, in cui si sentono le grida e gli ultimi momenti di vita della vittima, inizialmente in coppia con l'investigatore Ezio Denti, e poi da solo, Barzan ha fornito supporto legale a Manuela, che ha trovato il cadavere della suocera la mattina del 4 ottobre, nel garage del condominio in cui vivevano. Le altre persone coinvolte nella vicenda sono il fratello di Manuela, Loris, che si trovava a casa della sorella la sera dell'omicidio, Luis da Silva, un cittadino senegalese di 32 anni con cui Manuela aveva una relazione sentimentale, e la moglie di quest'ultimo, Valeria Bartolucci, vicini di casa di Pierina. Le tappe dell'indagine. 3 ottobre, Pierina Paganelli, 78 anni, rientra poco dopo le 22 dalla sala del regno e viene uccisa dopo aver parcheggiato l'auto in garage. 4 ottobre, verso le 8:30 la nuora Manuela Bianchi, che con il marito Giuliano e la figlia abita nell'appartamento di fronte, trova la suocera senza vita tra l'ascensore e la rampa di scale che portano al box auto. Il giallo si amplia anche all'anomalo incidente di maggio in cui è rimasto ferito Giuliano. Prende corpo l'ipotesi di un'aggressione. 5 ottobre. Emerge che la vittima è stata raggiunta da 17 coltellate, numero che poi salirà a 29. 5 ottobre. Temporaneamente sequestrati il garage e l'appartamento del padre della nuora, per analisi della scientifica. Eseguita l'autopsia sul corpo di Pierina. 7 ottobre. In procura risentita la nuora, e il vicino con cui avrebbe una relazione. Trapela la notizia delle minacce alla sorella della vittima: la prossima sei tu. 8 ottobre. Sentiti i figli della 78enne, Chiara e Giacomo Saponi, oltre a Giuliano, ancora ricoverato. 11 ottobre. La famiglia, tramite gli avvocati, ribadisce la convinzione che nessun parente sia coinvolto nel delitto. 12 ottobre. Alla nuora e al fratello Loris sono prese impronte e DNA. 13 ottobre. Spunta un audio registrato da una telecamera interna a uno dei garage, con le grida di Pierina mentre viene uccisa. 14 ottobre. Celebrato il funerale di Pierina. 17 ottobre. Sequestrati i foglietti scritti alla nuora da vicino, pizzini con l'invito a non parlare, ci controllano. 24 ottobre. Si apprende di macchie di sangue, distanti dal punto del ritrovamento del cadavere.
25 ottobre. Giuliano Saponi, uno dei figli della vittima, esce dopo mesi di cure dalla clinica e torna a casa. 27 ottobre. Gli inquirenti sequestrano il telefono della nipote di Pierina. 2 novembre. Sul corpo e gli abiti della vittima trovate tracce di DNA. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.